Loro sono in Niagara, oggi siamo qui a Loibo per la presentazione del loro album, del loro nuovo album. Loro nascono nel 2007 a Torino, l'anno scorso è uscito 8, il vostro primo album, e questa sera... Sì. Ebbene sì. Siamo produttivi. Sì, siamo super produttivi. E questa sera ci presentano il loro nuovo album, Don't Take It Personally. Spiegateci chi sono i Niagara e perché hanno deciso di intraprendere questo percorso. Allora, Niagara nasce nel 2007 ed era in realtà un progetto parallelo ad altri progetti principali che avevamo, ma è nato un po' così era quasi un gioco, perché in realtà eravamo in tre, innanzitutto, vabbè, siamo adesso in tre di nuovo, però c'era un'altra persona, che è Diego Perrone, e lui aveva avuto quest'idea di campionare delle parti di un film, quindi dalla colonna sonora, da parti di dialogo, che era Niagara, per l'appunto, con Marilyn Monroe, non mi ricordo... Niagara. No, le musiche erano di Saul Kaplan. Ok, Saul Kaplan, ma il regista non me lo ricordo. Vabbè, comunque... Questa no, sto scherzando. Sì, sì, che siamo poco preparati. No, vabbè, comunque... Allora, praticamente abbiamo iniziato a creare una struttura di uno scheletro e poi ci improvvisavamo. Di solito facevamo sempre lunedì, quindi ci incontravamo lunedì alla mattina e finivamo il martedì mattina dopo, quindi ininterrottamente andavamo avanti, dormivamo qualche ora direttamente in studio. Ma e quindi... Sì, in realtà questa è la verità che ci raccontiamo noi. Però e quella è la vera verità. La verità è che secondo me voleva un progetto elettronico, perché suonava hardcore ed era un po' stanco di suonare hardcore. Cioè voleva cimentarsi con l'elettronica, e così ha iniziato a pensare a costruire questo viaggio, questa realtà di un gruppo che si forma prima di tre cantanti, che però uno dovrà essere sostituito poi da un batterista, che è lui. Quindi noi siamo semplicemente delle marionette nelle sue mani e lui ci muove, ci fa fare. Però la storia che sappiamo noi è questa. Sì, allora, quindi c'era questo lunedì in cui noi facevamo queste belle cose. Finiva il martedì sera. Sì, poi alla fine praticamente questo disco non è mai potuto uscire perché c'erano problemi. Ovviamente, noi non ci avevamo pensato all'inizio. Sì, probabilmente si è opposto lui. Comunque, vabbè, poi la storia sfalsata in realtà è che non siamo mai potuti riuscire a farlo uscire perché ci chiedevano troppo con i diritti. Comunque c'erano problemi di diritti e quindi si è stato un po' scemato tutto. Poi in realtà io e Davide, dopo un po' di tempo, noi abbiamo fatto ancora un po' di session di improvvisazione, poi dopo un po' di tempo abbiamo cercato di rimetterlo in sesto ed è nato 8, nel senso. E poi è arrivato finalmente la mente dietro tutta questa cosa, che è Paolo. Io volevo chiedervi, ciao, quali sono i generi che si possono ritrovare all'interno dei Niagara, cioè a cosa vi ispirate, quali sono magari gli album e gli artisti che non possono mai mancare quando magari siete lì a scegliere e a decidere come fare un pezzo, come strutturare l'album? Ma guarda, oggi ci hanno definiti post everything ed è, diciamo, la definizione che ci piace di più per ora, nel senso... Prima c'era Post Elettronica di un suo amico che ci era piaciuto, però Post Everything è proprio... Ma questi apocalittici. Quindi, totale. Sì, quindi in realtà anche i nostri ascolti sono un po', variano molto, nel senso che lui è Nino D'Angelo, ascolto Nino D'Angelo da quando è piccolo. Io ho saputo che riempie un sacco di stati. Sì, io sono cresciuto con Cristina D'Avena e tu non me lo ricordo mai. Con Gerry Scotti. Sì. Sì, ha fatto delle produzioni musicali. Beh, però anche l'altro non era male. Vabbè, comunque ascoltiamo dalle robe anni 60, tipo Beatles, Pink Floyd, fino agli anni 60, che ci piacciono, magari un po' di minimalismo, corrente newyorkese, tipo Terry Riley, quelle cose lì, da gruppi di adesso tipo
Animal Collective, un po' di tutto, diciamo tutto quello che secondo noi è molto vero, cioè nel senso che è fatto con necessità creativa, sì, necessità forse, espressiva. Forse il comune denominatore di quello che ascoltiamo probabilmente è il modo in cui la musica è stata prodotta, cioè forse il movente, sì, anche il fatto di rompere con qualcosa che c'era prima è un po' avanguardia comunque, magari anche che adesso è ritenuta pop, però è stata avanguardia in altri periodi storici. Comunque proprio quel sentimento, quella scintilla creativa che spezza da sì, la rottura. Che rottura. Infatti il nostro disco è un po' una rottura alla fine. Ottimo, promozione di quella serie. Bene. Modo di ascoltare i vostri pezzi sia di Otto che del nuovo album e di leggere pure un bel po' di recensioni che ho visto essere tutte alquanto positive. Sì, ne abbiamo letta una adesso che è proprio apocalittica, veramente profetica, quasi. Sì, sono poetica. E ho letto anche, insomma, e ho sentito le collaborazioni che avete fatto. Quello che mi incuriosiva era sapere se avete pensato di fare un album di remix o qualcosa, o qualcosa di simile. Non posso dire chi mi ha dato uno spunto, però va bene. Sì, sì, comunque sì, è quella l'idea. Ci stiamo ancora lavorando e stiamo cercando di trovare altri remix. In realtà ci sono già delle cose in ballo che usciranno a breve, che però teniamo ancora... Quindi nel 2015 sì, succederanno ancora un po' di cose. Sì, abbiamo già anche in mente la copertina. Saremo, no? I primi che si fanno remixare dai genitori. Sarebbe fighissimo. Io c'ho anche la copertina. Già, cioè per il remix di mia madre ce l'avrei di sicuro la copertina. Quindi anticipazioni zero, nemmeno. Sì, no, 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 zero. Okay. Sono un po' dei bugiardi. Sì, è vero, sì, sono dei bugiardi. In cosa credete di essere cresciuti dal primo a questo nuovo album? Magari qualcosa che c'è di nuovo, qualcosa che credete sia migliorato? Ma io ho visto che mi sono cresciuti dei peli nelle orecchie e di solito quella cosa succede quando si invecchia. Sì, magari... 50 anni in su. Avevo il naso più piccolo prima. Anche io, orecchie enormi. Anche lui c'ha un'orecchia. Uno sta crescendo solo da una parte. Ma forse quello che cambia è magari la, diciamo, non la tensione che hai quando fai musica, ma il fatto di non preoccuparti di quello che penseranno gli altri, di quello che stai facendo. Cioè, nel senso, se piace quello che fai è bellissimo. Però, ma in realtà fin dall'inizio con Niagara ci siamo sempre approcciati in modo, senza curarci tanto di quello che poi sarebbe potuto arrivare alla gente. Però all'inizio lo facevamo anche con un po' di spocchia, nel senso, sì, non è vero. Andavamo male perché non ci stavamo. No, però volevamo metterci dentro tutto, no? Cioè, non so, tutto quello che avevamo. Invece progressivamente abbiamo meno bisogno di mettere tutto noi stessi, però allo stesso tempo lo facciamo con sincerità totale, cioè c'è molta sincerità in quello che facciamo, quindi è come se non ci fosse ansia da prestazione. Boh, noi facciamo questo, in questo momento siamo questo, e credo che quella sia una, diciamo, una crescita di consapevolezza. E a livello invece musicale ho visto che c'è stato un po' di variazione, un po' di crescita tra Otto e il nuovo album. Come è avvenuta, sì, invece l'evoluzione? Dovrebbe dirlo lui, visto che questo è il tuo disco. No, vabbè, ha detto una cosa che mi ha fatto ragionare. Oddio. Vediamo, no, vabbè, quello che infatti quello che ho notato io, essendo entrato a far parte della situazione da Otto che era già stato creato e avendo vissuto la creazione invece di questo di Don't Take It Personally,
ho visto come se fosse una presa di coscienza, no? Dove in otto c'erano più idee, magari, se vuoi, se mi permettete, anche magari confuse, no? Un album molto più eterogeneo, con parecchie idee. In quest'ultimo invece c'è proprio una, come dire, un consolidamento di quello che era otto, cioè a livello di sound, di idee, di pezzi, di concetto proprio generale della musica. E poi, appunto, insomma, con loro non c'è mai un album. Non c'è mai un disco uguale all'altro, e mi sa che il prossimo sarà ancora una cosa diversa, perché... Beh, almeno si stupisce il pubblico, no? Sì, noi poi cerchiamo l'effetto sorpresa. Senza pensare al pubblico, poi, la cosa più importante. Beh, anche perché in generale credo che se una cosa piace veramente tanto a chi la fa, la trasmette anche al pubblico, sì, quindi sì, è quella alla fine, penso, il vostro pensiero. Senza bisogno di far finta che ti piaccia, nel senso... Anche perché quello non funziona. Infatti. Ti insegno, per quello sono bugiardo, genitori. Dal primo anno, guarda, che se credi una infatti cosa... Mia madre, quindi questa intervista fatto in realtà è una tua denuncia nei confronti dei tuoi genitori. Ok. Allora la manderemo pure a tua mamma, poi mi dai il contatto e gliela giro. Bene, ragazzi, allora noi vi ringraziamo. Grazie a voi. E ci vediamo dopo, insomma, verremo a sentirvi dopo. Grazie. Ciao.